La linea 1 della metropolitana di Napoli arriverà fino a Capodichino. Con la variante approvata dalla giunta comunale che modifica il progetto originario, sarà possibile risparmiare circa 200 milioni di euro grazie all'unificazione funzionale di due stazioni, Aeroporto e Santa Maria del Pianto, e alla conseguente riduzione del tracciato. È una variante che è importante perché interesserà il centro direzionale, poi un'altra stazione che è quella dei tribunali e infine arriverà a Capodichino. La cosa è importante perché da un lato collega a Capodichino in modo che tutti i punti nevralgici della città, comprese le stazioni, il porto, eccetera, saranno connessi da questa linea metropolitana. E dall'altra dovrebbe dare nuovo impulso e nuovo vigore al centro direzionale, che non è concepibile in assenza di una metropolitana. L'opera sarà composta quindi da quattro nuove stazioni: centro direzionale, tribunale, Poggioreale e Capodichino, da un deposito treni e da 3,5 km di linea completamente interrata, e rappresenterà una parte dell'anello della linea 1 che consentirà il collegamento della stazione Garibaldi con l'aeroporto. Noi non molliamo su metropolitana, su tutto il resto, sui posti di lavoro, è una grande lotta che facciamo con grande passione e quindi otterremo questi risultati che la città e la regione meritano, anche in vista della città metropolitana, e quindi ci impegniamo a fondo affinché tutto questo accada. Ma ogni anno si vedranno aperture di stazioni, queste sono notizie, non sono annunci, quindi è un fatto molto importante per la città. Grande importanza nel nuovo progetto sarà data alla stazione di Capodichino, che diventerà quindi il vero nodo di interscambio dei trasporti su ferro e su gomma dell'area nord-est e del trasporto aereo. I tempi di realizzazione dei lavori, appena ottenuto il via libera del CIPE, non dovrebbero superare i 5 anni. L'anno scorso il CIPE aveva prenotato, e sono ancora naturalmente là disponibili, 300 milioni di quegli 800 che servono proprio per cominciare il prolungamento, per cui è importante anche fare presto per non perdere in tempi di grande competizione sulle risorse pubbliche questa prenotazione. Col Ministero dei Trasporti ci sono stati contatti costanti, quindi ci auguriamo che nel giro di 3-4 mesi questo progetto diventi definitivo. Questa è la nostra previsione, in modo da poter partire coi lavori.